siamo con Mariano Roman allo stand di Fantic e non c'è persona migliore di lui per parlare dei nuovi progetti Fantic, perché siamo al cospetto del CEO di questo marchio che è rinato, se così possiamo dire, nell'ultimo periodo e che sta vivendo un momento di gloria. Lasciami passare il termine. No, nice. Abbiamo investito molto su questo brand, l'abbiamo acquistato che era molto piccolino, fatturava meno di 1 milione. Adesso quest'anno dovremo finire oltre i 200 milioni di fatturato, una gamma di prodotto completo sia nel mondo del motore a scoppio, per cui con la gamma off-road, soft enduro e caballero, e anche nel mondo della mobilità elettrica, dove in termini di prodotto stiamo veramente sviluppando una gamma di altissimo livello. C'è anche un impegno nel racing, no? Prima abbiamo parlato con Milena dell'idea del progetto Moto2, la Dakar. Insomma, c'è tanto in pentola. Ma sicuramente Fantic è un'azienda racing oriented, perché attraverso il racing riusciamo ad avere lo spirito giusto per sviluppare prodotti e metterci tanta passione. Siamo l'unica azienda italiana a essere, diciamo, avere il racing nell'enduro, nel cross, nei rally africani. Quest'anno faremo una Parigi-Dakar fantastica con 3 piloti. E dall'anno prossimo entreremo anche con un team molto competitivo nella Moto2, per cui abbiamo fatto l'unplay nel mondo del racing. Un'ultima cosa la voglio chiedere riguardo questa moto che è qui alle nostre spalle, che è un po' la grande novità di Acqua, no? Diciamo che almeno è quella che vedo che sta anche focalizzando l'attenzione degli appassionati, perché c'è un motore inedito su questa Caballero. Caballero poi è un brand, è un modo di fare moto che voi avete rilanciato. Esatto, cioè per noi Caballero rappresenta un brand all'interno del mondo Fantic, un brand che riporta, diciamo, l'utente in un modo classico di percepire la moto, in un modo molto easy, molto friendly, con un design neo-retro ma con una tecnologia di altissimo livello. Eravamo partiti col 125 e col 500, il 50% dei nostri clienti ci hanno chiesto qualcosa di più ed ecco che abbiamo sviluppato questa moto, motore bicilindrico 700 di cilindrata con tutta l'elettronica che serve per rendere mansueto questo fantastico motore e renderlo una guidabilità assolutamente eccezionale. Allora, presto penso che vedremo qualche altra novità, perché se una casa è così dinamica, così fresca, sono sicuro che noi in questo momento vediamo solo una piccola parte del potenziale che deve ancora esprimere, quindi sono sicuro che qualcosa di bello vedremo anche a breve. Assolutamente, stiamo sviluppando, cioè l'ingresso in Moto2 non rappresenta solo uno sfizio sportivo, ma rappresenta il lancio di una nuova gamma di prodotto che vedremo all'ECMA dell'anno prossimo, prodotti stradali con grande spirito sportivo e con grande personalità. Grazie mille. Buon Equa, grazie, grazie, ne abbiamo bisogno come sempre, grazie ancora. Stand Fantic a Equa e c'è questa grandissima novità molto attesa dagli appassionati, ovvero una versione della Caballero, diciamo un upgrade della Caballero, diciamo la versione 700, un bicilindrico Yamaha CP2, però con un'elettronica tutta Fantic, questo possiamo dire. Siamo con Massimo Gasparetto, che è il responsabile prodotto di questa Caballero 700. Cosa ci puoi raccontare di questa moto? Ciao a tutti, grazie. Allora, questa sì, è la sorella più grande della 500 di attuale produzione, monta un bicilindrico, sono cresciute le prestazioni, 75 cavalli, quindi quasi il 90% in più rispetto alla sorella più piccola. Abbiamo 70 Nm di coppia a 6500 giri. Telaio completamente nuovo, disegnato da zero, in acciaio alto resistenziale e comparto delle sospensioni abbiamo all'avantreno una forcella Marzocchi da 45 mm con stelli rovesciati, al posteriore un monoammortizzatore Marzocchi con regolazione del precarico accoppiato a un sistema progressivo di leveraggio progressivo e a un forcellone di alluminio è ottenuto per fusione. Mi piace molto vedere questa moto da vicino e osservare la qualità di certi dettagli, queste piastre laterali così rifinite, la piastra del sterzo che anche è molto rifinita, insomma ci sono dei dettagli che sono dal sapore premium, sì. Però sono sicuro che poi, come nella tradizione un po' di Fantic, questa moto non avrà un prezzo aggressivo, diciamo, sul mercato. Io penso che sia comunque forte di un rapporto qualità-prezzo, che è poi un po' la chiave del successo di Fantic negli ultimi anni. Certo. Allora, questa moto diciamo, verrà commercializzata in primavera,
quest'anno. Il prezzo definitivo non è ancora stato reso noto, però ci attesteremo al di sotto dei 10.000 euro. Il target è quello, appena al di sotto dei 10.000 euro. Per quanto riguarda i contenuti che hai appena citato, le piastre laterali, le piastre di sterzo, queste sono un po' per riprendere il family feeling del 500, perché comunque sono dei contenuti che abbiamo voluto mantenere e che ci elevano a premium, diciamo, questa moto. Comparto elettronico, l'abbiamo anticipato, la base meccanica è una Yamaha CP2, quindi un motore più che conosciuto, più che affidabile, con un fortissimo valore prestazionale di affidabilità. Però c'è un'elettronica che invece è stata studiata, infatti, che serve per dare maggiore controllo a questo motore, che ovviamente eleva il livello di prestazioni su un gradino diverso rispetto alla 500. Parlaci un po' di quello che c'è su questa moto da questo punto di vista. Dal punto di vista elettronico abbiamo introdotto il controllo di trazione, quindi l'ASR, completamente calibrato in Fantic, con i motori Minarelli e Fantic. Abbiamo introdotto come novità principale l'ABS con funzione cornering, quindi il sistema di ABS Continental accoppiato con piattaforma inerziale, quindi per la prima volta su una moto Fantic introduciamo la funzione di cornering. Abbiamo tre riding mode disponibili, uno specificatamente dedicato allo street, quindi guida su strada, uno all'off-road e uno customizzabile dall'utente, e customizzabile in termini di risposta del controllo di trazione e di risposta dell'ABS. Quindi questo è il contenuto tecnologico per domare, diciamo, il maggior incremento di cavalli rispetto alla sorella più piccola. Allora, è chiaro che adesso la curiosità è quella di provarla, perché a vederla ferma, insomma, si può percepire qualcosa, però poi le sensazioni, le emozioni che saprà regalare questa Caballero 700 saranno da provare dal vivo. Per adesso quello che posso dirvi è che mi sembra di trovarmi davanti ad un prodotto molto maturo che ha dei componenti tipicamente premium, ma comunque a seconda del, seguendo la linea che ha prima descritto Massimo, con un rapporto qualità-prezzo interessantissimo. Anche pensare di avere tutti questi contenuti a un prezzo inferiore a 10.000 euro penso che da solo possa far ingolosire gli appassionati riguardo questo modello. Massimo, grazie. Poi so che ci vedremo presto delle altre novità. Abbiamo parlato della gamma Fantic stradale, penso che tu magari possa essere coinvolto in futuro su questi progetti, e magari l'anno prossimo parleremo di queste grandi novità. Certo. Grazie mille. Grazie a voi.